E poi, sempre in prima, segnalo appunto per i nostri ascoltatori un salone che scavalca i muri, Libri a Torino, appunto, comincia la fase che porterà al Salone del Libro quest'anno per la prima volta, dislocato in due sedi diverse, una a Milano e l'altra appunto a Torino dopo le polemiche dell'anno scorso. Andiamo avanti velocemente, il messaggero, piano taxi, ipotesi, rottamazione, vediamo di che cosa si tratta. I comuni potrebbero proporre un indennizzo per le licenze, il precedente del commercio, Palazzo Chigi Media fra auto bianche, NCC, noleggio con conducente e Uber, un centinaio gli identificati per gli scontri e poi tutta una serie di notizie che riguardano l'Unione Europea e l'Italia, la vicenda del San Camillo di Roma e la scissione dentro il PD. Anche qui, come in altri giornali, la fotonotizia è dedicata alle sette sorelle della terra, dove dice il messaggero, forse c'è vita. Il mattino, caro spesa, riecco l'inflazione e il manifesto Mai dire gol si riferisce, è il titolo di apertura naturalmente, si riferisce alla vicenda di Grillo, c'è cioè una bella foto di Grillo e Raggi, Grillo è effettivamente il sindaco in pectore di questa capitale che smarrisce via via il percorso per uscire dalla crisi. Nella scatola alta la vicenda del San Camillo, assumere medici non obiettori si può, quindi la vicenda del San Camillo di Roma è giocata dal manifesto con in chiave positiva. Dopo il manifesto tocca all'unità e chiudiamo la nostra rassegna stampa che titola I nuovi seminatori di odio, Amnesty da Trump a Orban, la demonizzazione degli altri come strumento politico e Salvini minaccia le barricate in Parlamento per impedire l'approvazione dello Ius Soli. C'è un'interessante iniziativa a proposito del dibattito interno nel PD. Il PD non deve essere un partito solo per vecchi. Hanno fatto scrivere sulle pagine dell'unità 8 giovani, comunque legati, diciamo, a dei padri nobili o famosi, tra l'altro appunto vecchioni, piuttosto che Simone Pedullà, 8 ultra quarantenni, quindi della stessa generazione di Renzi, che esprimono il loro punto di vista su questa crisi. Ecco cosa pensa la generazione nata sotto l'Ulivo e che ha conosciuto l'impegno politico con il PD. Bene, allora questa è la nostra rassegna stampa. Noi vi ringraziamo per l'ascolto. Tra pochi minuti, quindi l'intervista al segretario SLC Balili, Marco Balili, sulla vicenda di un'azienda comunque legata alla Panini che sta licenziando, sentiremo appunto da lui i termini della questione dopo una breve pausa musicale.
Finally can rationalize.
Allora, siamo in attesa di collegarci con Marco Balini, segretario dell'SLC di Modena, per parlare con lui della vertenza Edis, una delle aziende legate alla filiera Panini, che ha messo sul piatto il licenziamento di circa la metà del proprio organico. Quindi tra pochi minuti il collegamento con Marco Balini.